L'ultimo giorno di Sukkot è forse il caso di analizzare ancora una volta, avrete senz'altro sentito diverse da Shot, la particolarità della festa di Sukkot. Ci sono alcune particolarità della festa di Sukkot che forse non prendiamo troppo sul serio, forse perché non leggiamo abbastanza i testi. E la particolarità della mitzvah di risiedere nella Sukkah ha una particolarità speciale che solo poche altre mitzvot hanno, che non basta l'intenzione di compiere una mitzvah. La mitzvah di risiedere nella Sukkah richiede un'intenzione speciale, specifica, che viene riportata nella Torah, le mani yedeud rotechem ki basukot oshafti et bene Israel beotzi otam eretz Mitzrayim. Quando noi entriamo in Sukkah dobbiamo renderci conto e sapere, è una mitzvah che richiede di sapere qualcosa, sapere che quando siamo usciti dall'Egitto, quando il popolo ebraico è uscito dall'Egitto, Dio ci ha fatto risiedere nelle Sukkot. Vedremo più avanti cosa significa questo risiedere, non è per nulla facile, e non è per nulla facile rendersi conto. Secondo alcuni decisori, se uno non pensa e non sa queste cose, non fa neanche la mitzvah. Per fortuna alla fine non è così, diciamo che bediavad a posteriori, se uno ha pensato di fare la mitzvah, ok, ce l'ha fatta anche se non ha pensato esattamente alla questione della mitzvah. Però a priori sarebbe molto meglio che ogni volta che andiamo in Sukkah che pensassimo a questo punto. Ma la cosa ci lascia un po' perplessi, come mai? Come mai proprio per la mitzvah di Sukkah noi dobbiamo sapere queste cose? Voi sapete che ci sono tantissime analogie fra la festa di Sukkot e fra la festa di Pesach. Tra l'altro tutte e due ricordano l'uscita dall'Egitto in qualche modo. E queste analogie hanno anche delle valenze normative di Halakha. Noi troviamo nel Talmud che c'è una macroche tra Rabbi Elazar e Chachamim. Rabbi Elazar dice un uomo, un ebreo deve mangiare 14 pasti nella Sukkah di Sukkot, quindi due per ogni giorno, perché deve essere considerato come una dirah, come un appartamento, teshvu che è in Taduru, e quindi una persona normale mangia due pasti al giorno, quindi bisogna farlo nella Sukkah. I Chachamim rispondono e dicono no, allora se uno deve fare come a casa sua fa quello che vuole, se vuole mangia, se non vuole non mangia. E quindi hanno stabilito che per l'obbligo di mangiare esiste solamente per la prima sera, e questo con una Gzerah Shavah, un processo, uno dei metodi di interpretazione proprio ricavato da Pesach. Quindi ci sono tante analogie con Pesach, e un'altra cosa interessante è qui vedere forse le differenze da Pesach. Sia la festa di Pesach sia la festa di Sukkot sono citate 7 volte nella Torah, 7 volte vengono citate, ma vi è una differenza. Ogni volta che viene citata la festa di Pesach nelle varie parashot, Mishpatim, Kittisa, Emor, Pinchas, Re, in tutte queste parashot, ogni volta che viene ricordata la festa di Pesach vi è l'obbligo di mangiare Matzot. È una cosa automatica, si parla di Pesach e si parla della mitzvah di mangiare le Matzot. Per Sukkot non è così, vi sono 7 citazioni della festa di Sukkot con nomi diversi. Ma guardate che cosa strana, la mitzvah di risiedere in Sukkah compare una volta sola, solo una volta. E è proprio quella volta nella parasha di Emor dove c'è scritta anche la motivazione, una volta sola. Questo è veramente strano, e l'analogia con Sukkot, a parte la data, a parte le varie lafot che si imparano, c'è questa grossa differenza che per Sukkot si parla solo una volta sola. Ogni festa, ognuno dei regalim aveva anche una valenza agricola. Infatti la festa di Sukkot non viene chiamata sempre Sukkot. Le prime due volte nel libro di Shemot viene chiamata Chag HaAsif, la festa del raccolto. Non si parla assolutamente di Sukkah, si parla della festa che in questo periodo dell'anno in cui si raccoglievano i frutti della terra, e da qui anche probabilmente la mitzvah di gioire. È un periodo di gioia, comunque si parla di Chag HaAsif. Altre volte la Torah parla semplicemente di Chag,
nella parasha di Pinchas dice solo Chag, una volta nella parasha di Emor dice anche solamente Chag, solamente festa, e Sukkot viene citata solo tre volte. Viene citata solo tre volte, come ho detto, una volta sola viene detto di questo obbligo di risiedere nella città. E non soltanto, ma con la motivazione. Uno deve pensare. Qual è il motivo di tutto questo? Proviamo a vedere cosa dobbiamo pensare quando andiamo nella città. La cosa non è per nulla semplice, e con le scuse di piazza ricorderò la famosa machloket che c'è tra Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Vi è una machloket nel Talmud in cui Rabbi Eliezer dice Sukkot anane kavod. Cos'erano queste Sukkot? Se dobbiamo pensarci, ok, cerchiamo di capire cos'erano. Rabbi Eliezer dice erano le nubi protettive. Rabbi Akiva dice no, Sukkot mamash, capanne vere proprio come quelle che costruiscono gli uomini. C'è questa machloket e ci rende la vita quasi impossibile. Allora cosa pensiamo? Veramente comincia a diventare difficile fare questa mitzvah. Come tutte le cose c'è una machloket, però non dobbiamo disperare. Forse proprio da questa machloket possiamo trovare una chiave di lettura. Perché non è detto, come spesso accade, che non abbiano ragione tutti e due. Un primo indizio lo troviamo proprio nel modo in cui è scritta la Torah. Nella parasha di Emor, quando si parla da Sukkot Teshvu Shiva Yamim, quando c'è la mitzvah di risiedere su Sukkot, Sukkot è scritto con un ktav chaser. Cos'è un ktav chaser? Il ktav chaser è un ktav in cui non ci sono tutte le lettere. Sukkot scritto senza vav, ma Sukkot si può scrivere anche con la vav alla fine. E infatti quando dice le mani ed eudoro techem è scritto ktav male, con la scrittura con tutte le lettere con una vav. E quindi questo già ci dà una sorta di allusione che forse stiamo parlando di due diversi tipi di Sukkot. Due diversi tipi di Sukkot, la Sukkah divina, gli Anane Kavod, rappresentano, queste Sukkot rappresentano la protezione divina, è una protezione veramente speciale perché, se noi ci pensiamo bene, di tutto potevano aver bisogno i figli di Israele nel deserto, tranne che le nuvole protettive. Un popolo che è uscito dalla schiavitù, la prima cosa di cui ha bisogno è mangiare e bere. Eppure non c'è una festa che ricorda il miracolo della manna, non c'è neanche una festa che ricorda il miracolo dell'acqua. Vi è una festa che ricorda le nuvole protettive, che innanzitutto potevano anche nascondere il popolo ebraico dai nemici, ma anche li poteva riparare dal sole. Crema ultra protettiva, una cosa proprio fantastica in più. E perché tutto questo? Questo per farci vedere, secondo alcuni interpretatori, che quello che ha fatto Akadosh Baruch Hu per il popolo ebraico è sì, ha badato ai bisogni primari, ma fa vedere tutto l'amore e tutto il chesed, il chese della bontà di Dio nei confronti del popolo di Israele, che addirittura li ha protetti con queste nuvole. Dopo vedremo di capire esattamente il significato di tutto questo, ma per quelli che dicono, come Rabbi Akiva, che si parla di Sukkot Mamash, di capanne, qual è il motivo di festeggiare? E qui entra in gioco un altro problema. E il problema che vi ho detto prima, che la festa di Sukkot non è solo la festa delle capanne, è la festa del raccolto. La festa del raccolto è, noi parliamo sempre dell'idea che Sukkot rappresentano il cambiamento, senz'altro rappresentano il cambiamento, ma vi è anche chi pensa che le Sukkot siano la cosa più naturale di questo mondo quando si sta facendo una vita agricola e quando bisogna uscire nei campi a raccogliere i frutti. Vi sono altri tipi di Sukkot, cose normalissime che usano i contadini per non dover tornare ogni giorno in città. E queste sono le Sukkot fatte dagli uomini che servono a una cosa molto specifica, aiutare il raccolto, e questo è un altro tipo di Sukkot. Ora, come possiamo far combaciare questi diversi due tipi? Innanzitutto di capire il significato della festa, se la festa con la gioia è per il raccolto o ricorda un avvenimento storico.
l'avvenimento storico degli Yetziat Mitzrayim e il miracolo di Dio che ha protetto il popolo ebraico. Se noi andiamo di nuovo a vedere nei testi, ogni volta che si parla di Beospecha, di Beospechem et Vataref, di raccogliere, ogni volta che si parla di raccogliere i frutti, si parla di Chag Asif, si parla di Chag, non si parla mai di Chag HaSukkot in te con la parola Sukkot, tranne in un caso. C'è un caso solo nella Parashah di Re. Nella Parashah di Re andiamo a vedere esattamente cosa dice il verso. Nella Parashah di Re in Devarim c'è scritto Chag HaSukkot Aselecha Shivat Yamim Beospecha Migornecha Umitvecha. Questo è l'unico caso in tutta la Torah in cui si parla di raccolto e non si parla di Chag HaSif o di Chag Stam, ma si parla di Chag HaSukkot. E guardate che meraviglia, in questo Chag HaSukkot il Ktav Echaser. Non è una sukkah come nelle altre due volte che troviamo nella Parashah di Emor o nella Parashah anche di Vayelech dopo quando si parla di nuovo di Sukkot. L'unica volta che si parla di Sukkot abbinata all'elemento agricolo di raccolta di quello che c'è da raccogliere, della gioia di raccogliere quello che c'è nei campi, è Ktav Chaser. Allora cosa significa questa? Forse vuol dire che questa sukkah si sta parlando della sukkah degli uomini. Si sta parlando della sukkah degli uomini, fatta dagli uomini, in un momento molto particolare in cui raccolgono i frutti della terra, diciamo pure si stanno arricchendo, e in questo momento, secondo i diversi midrashim, secondo i diversi commentatori, è proprio in questo momento quando l'uomo riesce a procacciarsi da vivere con le sue mani, e questo è il momento in cui deve ricordarsi del periodo del deserto quando non aveva nulla e il suo cibo e tutto il suo sostentamento provenivano da Dio. Cosa deve ricordarsi? Che anche quando lavora, nella stessa maniera, anche questo viene da Dio. Sono cambiate le modalità. Nel deserto era tranquillo, il popolo ebraico era tranquillo, non doveva fare nulla per mangiare e bere. Nella terra di Israele deve lavorare, però nello stesso tempo deve ricordarsi che il miracolo della Parnassà, alcuni Hakamim lo chiamano proprio il miracolo della Parnassà, il miracolo di guadagnarsi il pane da vivere, equivale al miracolo, a tutti i miracoli che c'erano nel deserto. C'è un Midrash in cui Rabbi Elazar dice che Mekish Ageulah le Parnassà, dice la salvezza in generale, la redenzione, è analoga al la parnassà, al procacciamento che l'uomo ha bisogno per vivere tutti i giorni. E da dove impara questo? Lo impara dal Salmo 136, nel Salmo 136 versi 24 e 25, sono uno attaccato all'altro. Vai frecheu mitzarenu venoten lechem lechol basar, che ci liberò dai nostri oppressori, chi le olam hasbo. Tutti conoscete questo salmo che leggiamo a Pesa, vai frechenu mitzarenu kilo lam chaslo, ci liberò dai nostri oppressori, kilo lam chaslo, venoten lechem lechol basar, subito dopo dà il pane a ogni essere vivente. Cosa dice Rabbi Elazar? Paragona la salvezza al sostentamento, alla possibilità di guadagnarsi da vivere. Dice il miracolo che abbiamo vissuto in Egitto e nel deserto erano miracoli unici che fanno molta impressione, ma lui dice il miracolo dell'uomo che ogni giorno si guadagna da vivere è un miracolo alla stessa stregua. Bisogna abituarsi a riconoscere i miracoli nella vita quotidiana. Questa è la sukkà dell'uomo. La sukkà dell'uomo rappresenta il miracolo della vita quotidiana, la sukkà di Dio, quella col Ktav Malé, rappresenta il miracolo unico, i miracoli speciali che con gli effetti speciali, dall'uscita dall'Egitto, la manna e tutto il resto. Il miracolo della vita quotidiana è rappresentato dalla sukkah, ma non dalla sukkah dei poveretti, dalla sukkah dei contadini che vanno a raccogliere i frutti e sono contenti e vivono lì perché sono contenti di guadagnarsi da vivere e di essere soci con HaKadosh Baruch Hu nel compito di guadagnarsi da vivere. Sapete benissimo che è uno dei problemi degli esploratori, che come mai degli esploratori mandati in Israele, nella terra di Israele per vedere, e sono tornati e hanno fatto un resoconto terribile per cui
hanno detto non vogliamo andare lì. Secondo alcuni commentatori il popolo ebraico stava benissimo nel deserto, perché? Che non doveva lavorare, aveva tutto pronto e gli andava benissimo così. Il vero problema era se il popolo ebraico era disposto ad andare nella terra di Israele, osservare la Torah e lavorare. Vorrei concludere appunto ricordando che questa questione dell'azione umana che produce il proprio sostentamento, come dice anche il Rashbam, potrebbe portare in effetti l'uomo a inorgoglirsi, e forse uno degli aspetti della Sukkah, come è noto, è proprio quello di sapere che così come sono stati fatti miracoli in Egitto e nel deserto, anche nella terra di Israele, quando sono entrati e sono riusciti a portare avanti la loro vita quotidiana, è sempre stato con l'aiuto di Gesù.